Ciao Fringuelli, non vorrei che la furia abbia fatto partorire alla gatta i gattini ciechi. Mi sto riferendo al calendario ciclistico che l'UCI, l'UCI, l'Unione Ciclistica Internazionale, ha diramato nei giorni scorsi. È un calendario che per carità tiene conto di mille esigenze, cerca di non perdere per strada praticamente niente, nemmeno una gara, dando la possibilità a ciclisti e organizzatori di avere un calendario seppur molto ristretto in cui siano presenti tutti gli eventi della normale stagione ciclistica. Ovviamente questo che cosa vuol dire? Vuol dire che da quando ripartirà il ciclismo dei professionisti molte gare saranno ravvicinate e questo non sarebbe un male. Il male deriva quando molte gare saranno sovrapposte. Tanto per fare un esempio, il Giro d'Italia sarà sovrapposto alla Vuelta, sarà sovrapposto alla Parigi-Roubaix e ovviamente molti ciclisti dovranno scegliere: andiamo al Giro, andiamo alla Vuelta o andiamo alla Parigi-Roubaix. Insomma, questo è tanto per farvi un esempio, ma sono molte le corse che sono sovrapposte. Molte gare ovviamente saranno disputate in periodi dell'anno che normalmente non si addicono a quel tipo di corsa. Penso ad esempio qui da me alle strade bianche che si corre a marzo e che per l'emergenza è stata spostata, quella dei professionisti è stata spostata al 1° di agosto, o la Milano-Sanremo spostata all'8 di agosto. Insomma, come vedete è un calendario molto ravvicinato, con gare sovrapposte, direi un calendario pasticciato. L'UCI secondo me ha fatto un pasticcio, poteva trovare altre formule per far disputare le corse e dare la possibilità a tutti i ciclisti di non perdere nessun evento a calendario. Ovviamente non è facile, non vorrei essere nei panni di chi ha stilato il calendario dei pro, però come dicevo all'inizio del video non vorrei che la fretta abbia mal consigliato gli organizzatori che hanno stilato il calendario dell'Unione Ciclistica Internazionale. Non lo so ragazzi, credo che come tutte le cose si poteva fare meglio. Questa non credo sia la soluzione migliore, è una soluzione, ormai il calendario è stato approvato, tutto il mondo ne ha conoscenza, i pro stanno già programmando cosa fare e cosa non fare, è chiaro che molte corse saranno orfane di molti campioni e questo ovviamente è un dramma, però purtroppo non si può fare diversamente di questi tempi. Ok raga, fatemi sapere che cosa ne pensate, noi come sempre ci vediamo al prossimo video, buon allenamento, alla prossima, ciao!